L'Evangelo di Gesù di Nazareth arrivato in India cambia dal di dentro le persone, perché il Vangelo di Gesù dice che tutti gli uomini sono uguali. I missionari hanno sempre cominciato con le scuole elementari, dove non ci sono, e poi hanno continuato le scuole medie, poi le scuole superiori, poi le scuole tecniche, poi le scuole di avviamento al lavoro, e poi sono arrivati all'università. Ma quando questi giovani ragazzi arrivano a avere una cultura degna di andare all'università, passano gli esami, all'università non entrano, perché sono fuori caste, non sono le basse caste. Allora nello stato Andhra Pradesh il PM ha fondato due università per i paria e per la gente più povera, un'università di medicina e un'università di ingegneria. Ragazzi, cosa meravigliosa, vedere quei paria che io 50 anni fa avevo visto in India abitare in capanne di fango e di paglia, e parecchi mi dicevano, ma mio papà abitava, io da piccolo sono nato lì, adesso ho 35-40 anni, sono ingegnere, ho studiato in America, adesso sto partendo per, insomma, capite, la religione cristiana, cattolici e protestanti, perché anche i protestanti hanno fatto molto su questo, come scuole hanno fatto un sacco di cose, l'università anche loro ne hanno parecchie, e loro con l'istruzione, con l'assistenza sanitaria, con il Vangelo abbiamo dato a questi poveri una crescita economica, abbiamo insegnato l'artigianato, l'agricoltura moderna, poi alfabetizzato anche le donne, per esempio, che le donne indù non andavano a scuola ancora fino a poco tempo fa. Questi poveri si sono tirati su economicamente, culturalmente e quindi anche politicamente. Hanno il senso della loro dignità di uomini e donne pari agli altri. Questo ha creato un movimento nella società indiana, che a poco a poco sta cambiando appunto il concetto di casta. Dunque, i pari sono 150 milioni, cifre spaventose, pari. Le basse caste sono 35-40 milioni, i tribali sono 80 milioni in India. Quando i giovani e i ragazzi di queste categorie, 150, 40 e 80 milioni, ragazzi, un continente, hanno incominciato a produrre, a guadagnare, a comprare, a vendere, a istruirsi, a comparire da tutte le parti, a entrare nei partiti, ecco la rivoluzione.